Jane il re pescatore o all'esercito delle 12 scimmie? Ha diretto star come Robert De Niro, Robin Williams, Johnny Depp o Brad Pitt? Ha fatto parte dei Monty Python, leggendario gruppo di attori di cabaret maestri della satira. A Terry Gilliam il Pegaso d'Oro per la carriera. Quale film gli ha dato maggiore soddisfazione? È difficile, scusami, è possibile per me parlare in inglese? Oh yeah, Sì, very good, the perché accent. in italiano io parlo come un bambino stupido, molto stupido. È più facile per me essere stupido in inglese. E quindi possiamo usufruire della professionalità della nostra professoressa interprete. E quindi grazie per il suo intervento. La mia voce italiana, La sua sì. voce italiana. Is there by chance any Italian directors of the past who influenced you in some way? Oh, really? Yeah? Qualche. Veramente? Signor Fellini Of course. and his friend, Mr. Flaiano. Flaiano. Now, Fellini was like a god to me. Un dio per lui. Because it was beautiful, it was funny, it was a world I'd never seen before, and I thought it was a fantastical world. Era bello, perché era divertente, perché era come un mondo che non aveva mai visto prima. But when I finally came to Rome, I realized Fellini was a documentary maker. Quando ho visto il film Roma, ho pensato che Fellini fosse un documentary, un autore di documentari. See, because he actually made movies about reality, he just made reality more extraordinary, made it more wonderful, made us want to believe life was spettacolare. Faceva sì che la realtà fosse reality Spettacolare. fosse spettacolare, che la Sì. realtà fosse una cosa fantastica. Qualcuno ha mai cercato di condizionare la sua fantasia, la sua libertà? No. No. No, I think it's very important not to grow up because we all start life, and life is this extraordinary place. We don't know the limits of it. Around every corner is a new adventure. And as life goes on, as we get older, reality starts closing in. And it's important to remember what it was like being a child because it still can be, even at the age that some of us are still living at. È importante non dimenticarsi mai di essere stati bambini, perché è sempre, in ogni momento è importante, è sempre Sempre corto. corto, yes. Così io ci sono. È davvero felice di ricevere Ecco. questo premio che non sta nei panni, veramente. Finirà la Don Chisciotte. Don Quixote? Lo finirà o no? Chi è Don Quixote? Il suo Non film. esiste. Lei ha lavorato con tantissimi attori, ecco, da Jonathan Pryce a Robert De Niro e anche Brad Pitt, che non è stata la sua prima scelta per l'esercito delle 12 scimmie, 12 Monkeys, però poi si è ricreduto. Sure. Brad Pitt, 12 Monkeys. Yeah. You think he was good? It was good, a remarkable performance. It's what I like doing is finding actors who will try doing almost the opposite of what they're known for, who are brave, who like adventure, who aren't afraid to make fools of themselves. Quello che gli piace è fare trovare attori che abbiano coraggio di fare anche cose che non, insomma, Non non conoscono, certo. conoscono e È una non gli sono sfida. state, è una sfida, non sono state neanche. I like, because actors, as they become more successful, seem to be limited by what the public expects them. Gli attori quando diventano più di successo sono limitati da quello che il pubblico si aspetta da loro. And I prefer to give them a chance to surprise the public. E invece lui vuole avere una possibilità di sorprendere il pubblico. Terry Gilliam! La costellazione dei premi internazionali Flaiano si è arricchita di altre luci. Tra un anno la 43esima edizione ci consentirà di apprezzare tanti altri protagonisti della letteratura, del cinema, del teatro, della radio e della televisione. L'appuntamento è sicuramente da non perdere. Grazie per l'attenzione e arrivederci.